Bentornati diavoletti, bentornate diavolette qui su LR Channel. Oggi un video che è la prima volta che lo registro. Lo registro perché me lo state chiedendo veramente in tanti e lo registro perché è la prima volta che mi sento di farlo. Vi farò vedere tutti quelli che sono stati i miei regali di compleanno. Non sono tantissimi, ma sono bellissimi, almeno per me, sono molto molto belli e sono contenta, insomma, di condividere con voi questa cosa. Per cui, se siete curiosi di sapere quali sono i miei regali di compleanno, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di LR Channel. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Oh, bentornati e bentornate qui su LR Channel. Allora, video dei regali di compleanno. Non l'ho mai fatto, non l'ho mai fatto perché, ma perché in realtà, boh, di solito non ricevo tanti regali materiali. Di solito preferisco, insomma, che mi vengano regalate, non so, delle esperienze, un concerto piuttosto che un viaggio, cose così, quindi non ho cose da farvi vedere. Invece quest'anno praticamente io non ho chiesto niente, in realtà non chiedo quasi mai niente, nel senso che se uno mi vuole fare un regalo me lo fa, non mi va di essere io a dire e a suggerire. Però quest'anno ho ricevuto tanti regalini e quindi posso condividerli con voi, lo faccio anche molto volentieri. Allora, parto dai regali che mi ha fatto Mister X. Allora, Mister X di solito mi regala delle cose tecnologiche che mi servono, quindi che ne so, un nuovo hard disk per i video di YouTube, piuttosto che il telefonino che praticamente mi vende quello vecchio e mi compra il modello nuovo, piuttosto che altre cose di questo genere. Quest'anno non c'erano in ballo cose di questo genere, per cui mi ha regalato delle cose che io volevo e alcune di cui avevo veramente molto molto bisogno. Allora, le prime cose che vi faccio vedere sono quelle che appunto io desideravo e quindi me le ha regalate e sono praticamente libri. Vabbè, voi lo sapete ormai che io sono un po' una fissata dei libri. C'erano questi due libri di Salvatore Brizzi, che è il mio autore, uno dei miei autori preferiti. Questo è La via della ricchezza, che è nuovissimo e non vedevo l'ora che uscisse, praticamente ero lì a contare i giorni. Il denaro a servizio dell'umanità, quindi è un libro che parla di denaro in una concezione molto diversa da come siamo abituati ad affrontare questa tematica. Infatti non vedo l'ora di leggerlo, ancora non ho avuto tempo, ma non vedo l'ora, lo divorerò, sono sicura. E poi un altro libro è il libro di Draco Dodson, Il regno del fuoco, che è il libro di Draco Dodson 2. Io ho letto il primo, anche questo, non so, non vedo l'ora di leggerlo. Nel frattempo che eravamo in libreria, ha visto anche altre due cose. Una era questo DVD di Eckhart Tolle, Portare la quiete nella vita quotidiana, che praticamente io non ho mai letto niente di Eckhart Tolle, devo dire la verità. So chi è, so chi è, ma non ho mai letto niente. Il video è pallosissimo, ragazzi, è una cosa veramente difficile da seguire proprio perché è pallosa, ma comunque magari se siete interessati vi farò una recensione su questo. Il fatto che sia così noioso non significa che non sia da guardare o che non abbia contenuti o che non stimoli delle riflessioni, però vi garantisco veramente che dovete avere una disciplina di ferro per guardare questo video. Mi ha regalato anche questo perché appunto eravamo in libreria e l'ho visto e me l'ha preso. E poi, dato che io quest'anno ho iniziato a seguire un po' di persone tramite coaching, quindi a fare la coach, mi ha regalato questo libricino, che in realtà secondo me è un libricino molto riduttivo, che dovrebbe spiegare quella che è l'attività del coaching, ma mi sembra un po' una specie di bigino. Io studio dal 2009, cioè studio il coaching e tutto quello che è intorno al coaching e al counseling dal 2009. 2009-2017 sono quasi 10 anni, direi che 10 anni in un libricino così piccolo no. Però chissà mai che si trovino degli spunti di riflessione o magari qualche cosa detta in una prospettiva diversa rispetto a quella che ho adottato io. A livello di libri, libri ne abbiamo, in realtà ne ho una tonnellata di altri che ho comprato io da sola perché volevo
devo leggerli, per cui insomma ho tanti libri da leggere. Ricominceranno, ve lo dico in tanti video, ricominceranno le video recensioni dei libri, state sicuri, perché ne sto leggendo veramente tanti. E se avete delle richieste, ovviamente fatemele tranquillamente, non c'è problema. Sotto l'info box c'è la parte dedicata ai commenti, potete chiedermi quello che volete. Dopodiché Mr. X, sapendo che io avevo bisogno nella maniera più assoluta di un correttore e un fondotinta che fossero in linea con quello che mi aveva consigliato il dermatologo, ha deciso di accompagnarmi da Sephora e quindi mi ha regalato questi due. Questo correttore di Bare Minerals, che praticamente è un blemish remedy, che significa che praticamente è un correttore che va ad agire anche su quelle che sono le infiammazioni dei brufoletti. Infatti è un correttore che va messo solo sui brufoli. Quando lo aprite emana un fortissimo odore di tea tree oil, per cui sono abbastanza certa, tra l'altro è tutto naturale, per cui sono abbastanza certa che il motivo per cui disinfetta e davvero lo fa, questa cosa mi ha lasciato veramente più che stupefatta, perché quando l'ho comprato non ci credevo che l'avrebbe fatto e invece è vero, il motivo per cui disinfetta e asciuga i brufoletti nonostante appunto faccia da trucco è proprio perché è praticamente impregnato di tea tree oil, ne sono praticamente certa al 100%. E poi mi ha regalato anche questo fondotinta di Collistar, un fondotinta matte lunga durata, zero imperfezioni, che è una vera e propria novità. Di questo fondotinta vi sto parlando tantissimo, se volete vi posso fare delle video recensioni, non solo su questo ma anche su altri fondotinta che ho provato, perché questo fondotinta, per quanto sia amato o odiato da alcuni, per me è il fondotinta che in questo momento va meglio per i problemi che ho io. Vi dico che da 2 settimane, non voglio parlare troppo presto, però da 2 settimane ho praticamente il viso pulito, nel senso che non ho neanche un brufolo, cosa che non mi capitava più o meno da 10 anni, forse anche di più, e sinceramente vorrei rimanere così. Poi arriviamo alla mamma di Mr. X, che mi ha regalato un gioiellino di Stroily. Me lo avete già visto in qualche video perché ho iniziato ad indossarlo praticamente subito. Questa collana, in realtà è una collana corta, arriva qua e ha questo ciondolo. L'ho utilizzata spesso negli ultimi video e nelle ultime foto di Instagram e mi piace molto. Mi piace molto molto molto, grazie anche per questo regalo. La zia, sempre di Mr. X, mi ha regalato questo, che è un portafoglio. Mi piace molto che abbia questo disegno tartan, che in questo periodo va veramente tantissimo. Dentro è iper mega gigante, ovviamente è pieno, ve lo faccio vedere, io ho già iniziato a utilizzarlo, è iper mega gigante, ci stanno le tesserine dei negozi per fare la spesa, ci stanno i soldini, ci sta addirittura il passaporto, e questa è una bella cosa perché io utilizzo il passaporto e non la carta d'identità. Sempre dalla parte di Mr. X, uno dei suoi zii che era venuto su insomma per tutta una storia così, dato che appunto la zia mi aveva regalato quel portafoglio, ha pensato di regalarmi questo sciarpone sempre in giallo. Allora ragazzi, lo adoro a dir poco. Allora, adoro questo colore innanzitutto, che è proprio atipico nel mio armadio perché non ho niente di questo colore, e invece mi piace tantissimo e secondo me mi dona anche. Avendo io quasi tutto monocromatico, nel senso che i miei vestiti sono neri, grigi, bianchi, qualcosa di rosso e qualcosa di verde militare, vi potete immaginare che questo colore veramente si sposa perfettamente con tutto quello che ho, e quindi lo sto usando tantissimo. Questo è di ProMod. L'unica pecca di questo sciarpone è che lascia un po' di pelucchi in giro, e questa cosa è un po' non buono, però insomma alla fine mi piace tantissimo. I pelucchi poi li levo. Veniamo a quello che mi hanno regalato i miei genitori. Allora, mia mamma e mio papà mi volevano regalare tipo 200 cose che però io in questo momento non posso assolutamente tenere in casa perché ho la casa troppo piccola, quindi in questo momento non ce la facevo, tipo robe tipo le aspirapolveri, quelle cose lì, però non c'era verso. Allora, siccome avevo bisogno, nel senso che ho distrutto tutti i pigiami che avevo, allora ho chiesto a mia mamma di regalarmi dei pigiami, e soprattutto le ho chiesto di regalarmi i pigiami che volevo io, quindi siamo andati da Primark, perché avevo visto da Primark dei pigiami che mi piacevano tantissimo, e abbiamo comprato i pigiami che vi faccio vedere adesso e che vi farò vedere ovviamente in un haul di Primark. Allora, il primo pigiama è questo, con questi fiorellini azzurri, la cinta davanti. Profuma tantissimo perché
L'ho appena lavato, infatti non è stirato, ragazzi, però l'ho appena tirato giù dallo stendino che si è appena asciugato. Niente, è un pigiama semplicissimo, questo è un tessuto abbastanza pesante, la gamba è dritta perché io odio quelli con l'elastico alla caviglia, e non mi piacciono per niente. Ho preso due taglie in più perché io i pigiami li voglio larghi larghi, per cui ho preso una 42-44 nonostante io sia una 38-40. Questo è in abbinato con il suo sopra, che adesso ve lo faccio vedere al rovescio perché appunto era steso, questo qui è l'interno del sopra. In realtà il sopra è di quel materiale tipo peluche, che credo che sia una specie di pile, ovviamente un pile di poliestere. Mamma mia che profumo che viene su! E quindi praticamente il pigiama si presenta così, quindi c'è questo richiamo che è incompleto con il pantalone, che è lo stesso, e poi è così, è tutto un peluche unico. E quindi anche per stare in casa a montare video, quando io tipo mi alzo dal letto, faccio tutti i miei mestieri, poi mi metto a montare video, è bellissimo perché c'è anche il felpone sopra e mi piace tantissimo. Ma il pezzo forte, il pigiama più bello in assoluto, è un tre pezzi che ve lo faccio vedere adesso. Allora, questo qua è il sopra con una stampa. Allora, questo disegno qua è un disegno cashmere, ha una stampa cashmere. Il tessuto è molto leggero, nel senso che è leggero, nel senso che non è fastidioso, non è un tessuto pesante, però è caldo come tessuto. Qua davanti ha questo fiocchetto in raso azzurro, anzi blu, scivola, maniche lunghe, pantalone di sotto uguale al pezzo di sopra, sempre con la fantasia cashmere. Gamba sempre a palazzo come l'altra, molto dritta. È bellissimo questo pigiama, toccarlo è morbidissimo, ragazzi, e soprattutto questo pigiama era incompleto, era un tre pezzi incompleto con questa vestaglia. È una vestaglia peluche con che profumo, con tutta la righina e il bordino blu che va a richiamare il bordino del pigiama e il fiocchetto del pigiama, con la sua cinturina, e praticamente qua davanti ha questo colletto che, se patite il freddo come me, soprattutto d'inverno, vi viene veramente molto comodo. Queste sono le maniche, è morbidissimo, insomma 22 euro secondo me ne vale tantissimo la pena, lo adoro questo pigiama, veramente lo adoro. Ultima cosa, regalo di mia sorella con le mie nipoti, che è praticamente questa busta, mi è arrivata questa busta. Vabbè, Beethoven è il mio preferito, per cui insomma. Allora, dentro questo biglietto meraviglioso c'era un buono di 3 trattamenti in regalo da un naturopata umanistico, istituto di medicina psicosomatica, riflessologo, consulente e operatore in discipline bio-naturali. Allora, io non so ancora cosa andrò a fare qua perché non ho ancora avuto tempo, in realtà avevo appuntamento l'altro ieri, però poi mi hanno chiamato per l'intervista. Non so se avete visto la mia foto con Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, veramente due sagome, ragazzi, ma veramente due sagome. Ci hanno chiamato per fare le interviste a loro e quindi non sono potuta andare a fare questo trattamento, per cui andrò settimana prossima. E niente, quindi non so ancora cosa andrò a fare. Lei mi ha regalato questi 3 trattamenti, ma non so minimamente di che cosa si tratti. Questi erano tutti i miei regali di compleanno. Mi auguro che questo video vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere cosa vi piacerebbe ricevere al vostro compleanno sotto l'info box nella parte relativa ai commenti, e magari aggiungete anche un cuoricino se siete arrivati fino a questo punto del video, così io lo saprò. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare anche un bel like, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video dell'Air Channel. Io vi mando il solito bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.